iniziare, ci siamo? Allora, io vi ringrazio in particolar modo perché ho scelto una data particolarmente magari non comoda per alcuni di voi, ma è stata in funzione del lavoro, e per me naturalmente il mio lavoro viene prima di qualsiasi cosa, quindi vi ringrazio per essere qui oggi. Il vicepresidente Giovannini mi ha comunicato poco fa che per un impegno non riesce a venire, già me l'aveva anticipato questa questione qui, la sua quasi impossibilità di poter presenziare oggi. Io vi ringrazio e ringrazio, permettetemi, per me oggi è l'ultima conferenza stampa di fine anno del mandato e quindi io tengo a ringraziare tutti i dipendenti comunali che hanno collaborato con me in questi quasi 5 anni. Faccio un ringraziamento collettivo in modo da non dimenticare nessuno, ma in particolar modo devo rivolgere un ringraziamento dedicato a una persona che è la dottoressa Daniela Volpi, che ha collaborato a stretto contatto con me, è stato un dipendente formidabile, una persona serissima, una persona capace, che fa un lavoro in silenzio, che compare quasi mai, però è una persona seria, una persona corretta, una persona che ha il senso delle istituzioni. E quindi per questo la volevo ringraziare. Al tempo stesso, oggi non c'è il consigliere Giovannini, ma c'è il consigliere Pelliccia, che rappresenta uno dei due vicepresidenti. E vedete, io ho collaborato con loro, loro mi hanno sostituito in alcune circostanze, hanno sempre collaborato in modo costruttivo e devo dire, nella mia esperienza consigliare, trovare due persone particolarmente corrette, particolarmente serie, particolarmente intellettualmente oneste, è stato per me un piacere perché, diciamo, hanno assunto la funzione anche di amici, possiamo dire. Quindi io con il consigliere Giovannini abbiamo un aperitivo in programma, naturalmente che si parlerà di tutto tranne che di politica. Con Silvia ci confrontiamo spesso e abbiamo condiviso anche il percorso in provincia insieme. Quindi per me è un onore averli conosciuti, perché prima, diciamo, ci conosciamo di vista ma non ci conoscevamo, e quindi per me è stato un onore collaborare con loro. Vi dico la verità, io inizio il mio percorso da Presidente del Consiglio Comunale a 23 anni, lo concludo oggi a 28, diciamo che vado verso i 29. È stato un percorso particolarmente tortuoso, particolarmente complesso, avvincente, perché a me piacciono le sfide, sono abituato a non perdere, questo è un po' un mio difetto, perché la sconfitta spesso si deve accettare, io l'accetto sempre male. Però, diciamo, ecco, tentati colpi di accetta nei miei confronti sono stati fatti in questi 5 anni. Mi dispiace per coloro che li hanno fatti, perché non sono riusciti a ottenere quello che era il loro desiderio. Per quanto riguarda le sedute del Consiglio Comunale, io do un numero esclusivo che sintetizza tutti quelli che sono i lavori che noi abbiamo portato a compimento. Si parla di 97 tra proposte di delibera di giunta, mozioni, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno. Quindi un consiglio comunale che nell'arco di un anno in 13 sedute affronta 97 atti consigliari è un consiglio comunale particolarmente produttivo, un consiglio comunale dove le lungaggini dei tempi spesso sono state ridotte, e questo lo devo a tutti i consiglieri, no? Che hanno fatto un ragionamento più di efficienza che di ricerca di una visibilità, ecco, perché c'è qui Pelliccia che fa un servizio importante per la nostra città, io di questo lo ringrazio, ma ha creato anche in alcuni casi dei mostri, perché la telecamera è un po', diciamo, un elemento che attira un po', no? La persona che si impegna in politica e cerca sempre maggiore visibilità. L'unica conferenza, diciamo, la conferenza dei capigruppo è l'unica commissione che viene, diciamo, che fa riferimento al Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale vigila sull'attività di tutte le commissioni, ma in particolar modo presiede esclusivamente la conferenza dei capigruppo. È stato un mio limite, è stato un limite un po' generale, poi sicuramente voi sapete, conoscete le motivazioni collegate
all'impossibilità o alla difficoltà di convocare la conferenza dei capigruppo, che è stata convocata una sola volta per l'audizione del presidente all'epoca della fondazione del museo Claudio Faina per quanto riguarda la gestione economica e patrimoniale. Le sale, come ricordiamo tutti gli anni, vengono concesse, sono state concesse la sala delle quattro virtù dove siamo oggi, la sala del Consiglio Comunale e la sala Unità d'Italia per 44 volte, quindi c'è un fermento cittadino anche in questi ambienti, questo è fondamentale. I consiglieri comunali, io ho controllato ieri le presenze, hanno, eccetto un caso motivato da questioni diciamo personali, serie, la gran parte dei consiglieri hanno più che superato il 50% delle presenze, quindi i consiglieri hanno partecipato ai consigli, naturalmente nei modi e nelle forme per loro più congeniali, però c'è una partecipazione ai consigli comunali. Questo anche in rapporto, perché i dati fanno riferimento alla gestione. Quando si parla di mancanza di condivisione, quando su 16 consiglieri comunali partecipano in 15 a più del 50 le sedute, probabilmente c'è una condivisione, c'è un'organizzazione, un lavoro dietro. Io potrei parlarvi di mille cose che riguardano il Consiglio Comunale, potrei parlarvi di mille scelte, mille tecnicismi, ma non credo che sia l'elemento dell'ultima conferenza di mandato. Credo che io debba, per mio dovere, consigliare almeno a chi mi sostituirà nel prossimo mandato quelli che sono tre argomenti che nel Consiglio Comunale dovranno essere trattati. I tre argomenti fondamentali sono la questione sanità, quindi servizio sanitario e in particolar modo un'efficienza del presidio ospedaliero. Viviamo tutti in una situazione di difficoltà dal punto di vista sanitario in qualunque territorio e credo che un consiglio comunale debba comunque incentrarsi su affrontare tematiche del genere. Un'altra tematica importante è il decremento demografico e la fuga delle giovani generazioni per una questione di ricerca di opportunità lavorative. Io tutte le mattine, come tanti altri ragazzi, faccio la vita del pendolare, viaggio con Roma, quindi mi rendo conto delle difficoltà di tante generazioni che trovano un riferimento lavorativo in una grande città, perché naturalmente una città grande offre delle opportunità differenti, però diciamo, dovremmo cominciare anche a ragionare sul fatto della delocalizzazione dei grandi centri urbani e forse aprire la strada per qualcosa di più innovativo, ecco. E come terzo punto è l'efficacia del trasporto su ferro. Questo lo dico perché lo vivo. Una sera ho mandato anche un messaggio a Claudio Lattanzi, che sta qui perché aveva scritto un articolo proprio il giorno stesso, il giorno precedente. Ero alla stazione Termini e il treno annunciava 40 minuti, è arrivato con circa 65 minuti di ritardo. Quindi questo per farvi capire il disagio di chi vuole rimanere Orvieto come sede, diciamo, fissa nella sua vita, ma che ha la necessità di spostarsi per questioni lavorative e c'è un sistema che ormai non funziona. Questo non dipende esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche, dipende da un sistema molto più complesso che però le amministrazioni pubbliche dovrebbero cercare di condizionare. Altro fenomeno è quello delle nuove infrastrutture, quindi rafforzare i collegamenti, diciamo fibra, connettività, perché sono sicuramente uno degli elementi centrali per favorire la presenza di smart worker, per ripopolare alcune aree, magari di campagna, alcuni piccoli centri delle frazioni, che garantiscono sicuramente un miglioramento della qualità della vita. Proprio la qualità della vita è il comune denominatore di questi tre argomenti che io spero un domani, come auspicio, il prossimo Presidente del Consiglio Comunale cerchi la forma e il modo di poter trattare nel Consiglio Comunale. Io potrei, diciamo, tediarvi con altre questioni, altre argomentazioni. Ho voluto per mia proprio scelta essere particolarmente sintetico, dare questi tre spunti come, diciamo, possibile studio o valutazione per il Consiglio Comunale, perché vedete, io nel Consiglio Comunale d'Orvieto e in altre assemblee a cui partecipo e ho partecipato, noto un problema, la consuetudine, l'abitudine. Cioè l'abitudine di sedere in un Consiglio Comunale porta
diciamo, non ricercare continuamente e a non studiare continuamente, perché spesso l'apparenza prevale sulla sostanza e in particolar modo la teatralità dell'intervento prevale sul contenuto dell'intervento e sullo studio della pratica in oggetto. Questo non è una critica verso qualcuno, è una valutazione oggettiva che chi è un addetto ai lavori e è una persona che, diciamo, ricopre un ruolo che gli consente di avere un punto di riferimento, un osservatorio privilegiato sui lavori d'aula, se ne rende conto e quindi è un po' un auspicio per il futuro, naturalmente un futuro che spero che sia il più roseo possibile per il comune di Orvieto. Io ho, diciamo, concluso quelle che sono le valutazioni relative al lavoro di quest'anno. Aspetto le vostre domande, se vi dovessero essere ulteriori domande. Penso che se Silvia voglia dire qualcosa o se diciamo, condivide un po' il percorso che insieme abbiamo fatto, io ritengo che materiale umano in città vi sia, ritengo che c'è persone particolarmente capaci e corrette, Silvia dal mio punto di vista come Federico sono un esempio, quindi anche perché il consigliere Giovannini è il recordman di interrogazioni presentate, quindi diciamo che quest'anno se uno guarda il numero di interrogazioni, question time interrogazioni, il consigliere Giovannini diciamo, Massimo. ha coperto un'ampia fetta diciamo, di questi atti presentati. Quindi ecco, questo fa capire anche la conoscenza della macchina, i metodi, i modi e le forme diciamo, che devono essere impiegate per contribuire in modo efficace al lavoro di un consiglio comunale, dove non è il consiglio comunale uno strumento esclusivamente di ratifica, come tanti vogliono definirlo o diciamo sminuirlo. Il Consiglio Comunale è il luogo deputato a avere la più alta funzione legislativa della città. Purtroppo i comuni, un po' per la conformazione della legge, un po' per alcune diciamo distorsioni che si vengono a verificare, viene interpretato il Consiglio Comunale come coloro che alzano la mano e ratificano il lavoro della Giunta. Il Consiglio Comunale, ve lo garantisco e spero che lo sia stato anche in questi nostri 5 anni, è stato un luogo di confronto, di scontro, di sintesi, ma è stato un luogo vivo che ha portato a una valutazione, diciamo, dei singoli provvedimenti. Io quindi attendo vostre domande o vostre valutazioni. Allora, Presidente, ho fatto riferimento all'unica regione della... Devo il microfono oppure si sente noi? Ah, non lo so. No, alzo la voce. La riunione della Capigruppo con la vicenda della Faina, ma sì, della fondazione. Ma per quale motivo, secondo te, diciamo, avendo molte forze politiche espresso una valutazione oggettivamente positiva sull'operato del Presidente Daniele Di Loreto, poi c'è stato questo cambio al vertice, che rispetto al quale non ci possiamo certamente ipocritamente nascondere che il Comune ha giocato un ruolo, perché altrimenti sarebbe anche grave se fosse stata una decisione puramente prefettizia, no? È sempre successo così, è successo così anche stavolta. Allora, conosco bene la vicenda, ho seguito indirettamente per motivi politici le varie trasformazioni del caso. La nomina avviene in un modo semplicissimo: il Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, tramite decreto nomina il Presidente. Il Presidente è stato nominato in una nuova figura. La nuova figura è arrivata dopo 6 mesi, cioè la nomina è arrivata dopo 6 mesi di prorogatio, cosa molto strana dal mio punto di vista, perché per la compilazione di un decreto penso che 10 giorni, un mese, quindi è particolarmente veloce. Dopo 6 mesi, perché io conosco alcuni fatti per mie fonti ministeriali, partitiche, politiche, vedete voi qual è la diciamo, definizione più corretta. Il 7 dicembre del 2023 il presidente Di Loreto mi comunica che l'ufficio del gabinetto del Ministero della Cultura ha fatto richiesta delle documentazioni necessarie per la redazione del decreto, quindi un documento d'identità
e il documento che riporta l'assenza di cause di incompatibilità con la figura di presidente dell'ente. E da lì non so cosa è successo, ho l'unica cosa, la certezza, che il sindaco di Orvieto, Roberto Dardani, abbia mandato una lettera al ministro San Giuliano chiedendo la rimozione del presidente di Loreto e la nomina del nuovo presidente. Io, permettetemi di dire quello che io ai miei dirigenti partitici e politici ho detto: credo che Daniele Di Loreto sia un fuoriclasse, credo che sia stato un ottimo presidente della fondazione. Credo che una persona che è una risorsa per la città non può essere trattata con salvatella. Dico di più, la fondazione versava in una condizione particolarmente complessa, lo abbiamo vissuto insieme nella prima capigruppo, qualcuno di voi penso che fosse presente in quella circostanza, abbiamo parlato delle varie, diciamo, problematiche che erano associate alla gestione di un patrimonio particolarmente grande, complesso, differenziato, perché parliamo di immobili residenziali, immobili in locazione con funzione commerciale, struttura museale, azienda agricola, quindi parliamo di un complesso diciamo immobiliare difficile anche nella gestione e basato su una struttura economica di 40 anni fa, di 30 anni fa, no? Dove l'agricoltura consentiva di mantenere senza alcun problema l'intero patrimonio. Oggi il mondo è cambiato e il presidente Di Loreto ha dimostrato con i fatti di poter invertire questa tendenza. Non è stato apprezzato, diciamo, io come ho detto avrei tranquillamente, se fossi stato, e non lo sono, nelle condizioni di ministro della cultura, non avrei esitato un minuto a confermare Daniele Di Loreto. Io avrei una domanda invece per quanto riguarda la capigruppo. C'è stata tutta la vicenda della lettera scritta al prefetto e della risposta del presidente del consiglio al prefetto con alcune puntualizzazioni. Sì. Ma la capigruppo non è una commissione piuttosto importante in seno a un consiglio comunale? Ed è il fatto che è stata riunita, diciamo, due volte per le questioni della fondazione, no? La prima audizione del presidente Di Loreto e poi la seconda. E poi da quello che abbiamo letto praticamente non è stata più convocata o comunque in maniera molto rarefatta. Non è una questione un po' grave? Allora, sulla gravità ho dei dubbi, sulla diciamo organizzazione, io l'ho detto anche più volte ai consiglieri, regolamentaria credo che possa essere, diciamo, snellita in futuro. La conferenza dei capigruppo è fondamentale perché in alcune circostanze sono state realizzate delle audizioni, io ricordo al tempo della fondazione della Cassa di Risparmio e Marco Fratini venne qui come delegato, come nominato del comune e cortesemente ci enunciò la situazione, ci spiegò. Quello è stato un caso è stata la condizione della fondazione, altri casi potevano essere affrontati, però la conferenza dei capigruppi non è un luogo di approfondimento delle pratiche. Noi l'abbiamo utilizzata per audizioni specifiche dove c'erano dei delegati del comune o delle figure collegate all'amministrazione comunale che potevano renderci edotti di alcune questioni. La conferenza dei capigruppi dovrebbe essere uno degli strumenti più operativi. L'operatività è vincolata alla disponibilità che il Presidente del Consiglio Comunale ha di una programmazione, di una organizzazione, di una presenza di pratiche, diciamo, non dico con un grande anticipo, ma con un anticipo almeno minimo indispensabile per convocare la conferenza di capigruppo, se no diventa anche un po' complesso. Quindi è una struttura operativa, non organizzata probabilmente in un modo a oggi che andrebbe aggiornato. Non dico che non ha funzionato, andrebbe aggiornata, andrebbe snellita, andrebbe velocizzata, perché è cambiato il mondo, è cambiato anche l'organizzazione del sistema politico. Le posso dire che io sono stato particolarmente infastidito dal comportamento del sindaco Dardani, perché in occasione lei ha fatto riferimento alla vicenda della mia interlocuzione col prefetto, ha denunciato il mio operato al prefetto attraverso una PEC
dove, se non sbaglio, io ero in copia perché l'ho ricevuta. E io ho avuto un'interlocuzione telefonica con un delegato del prefetto. E dopo questo delegato del prefetto ho parlato col dottor Giovanni Bruno, è stata una chiamata cordiale, una chiamata serena, dove ci siamo confrontati anche sulla mia scelta, e lui ha chiesto diciamo le motivazioni della mia scelta e del mio operato. Io le ho giustificate, lui mi ha detto comunque io ti manderò una lettera per diciamo un modo anche di sintesi, di confronto, per dare delle indicazioni. E io al prefetto ho detto aspetto il contenuto della sua lettera. Io ho ricevuto la lettera del prefetto nel giro di 24 ore, tempo tecnico per chi lavora, è lavoratore dipendente e naturalmente ha come primo dovere quello di concludere la sua giornata lavorativa, tempo di arrivare a casa e mettersi al computer. Ho formalizzato una risposta al dottor Bruno e tecnicamente, politicamente ho spiegato tutti i passaggi e il rispetto del regolamento che io ho apportato in qualunque circostanza, e ho allegato a questa lettera un documento che faceva riferimento a una mail inviata un anno e mezzo prima rispetto al fatto compiuto, dove io enunciavo le problematiche e l'impossibilità di convocare la conferenza dei capigruppi e di poter gestire il Consiglio Comunale in un determinato modo che fosse quello più conforme possibile al regolamento, non avendo mai ricevuto alcuna risposta. E quindi io ho mandato tutto questo incartamento al dottor Bruno, al prefetto di Terni. Non ho mai ricevuto risposta, probabilmente perché la mia relazione non prevedeva la necessità di una risposta, e quindi diciamo che io ho continuato a convocare il Consiglio Comunale in conformità a quelle che sono le indicazioni che per me dal regolamento, che per me è sovrano, e quindi ho continuato in quel modo. Naturalmente qualunque cosa va in deroga quando uno è impossibilitato a poter seguire il regolamento, perché gli eventi ti condizionano, questo è logico. Il problema è, come ho detto in precedenza, che quando un evento diventa consuetudine, diventa metodo, e quindi diciamo perde un po' quello che è una gestione complessiva. Guardate, io lavoro in un'azienda e lavoro con i fondi del PNRR. Programmazione è la prima parola. Programmazione, organizzazione del lavoro e gestione della macchina che uno deve portare a casa. Ho seguito qualche centinaia di mila euro, per non dire qualche milione di euro di lavori negli ultimi 10 mesi, quindi sono consapevole di cosa significa organizzare una macchina. È complesso, è difficile, l'ho fatto naturalmente con tanti colleghi, non da solo, però è difficile. Però se uno non organizza la macchina non può pretendere che dopo venga fuori qualcos'altro. Ecco. No, io... Lei ha ricordato i temi pressanti per il futuro. Sì. Quindi ci sono state delle mancanze, delle lacune, degli obiettivi non raggiunti. E poi un'altra domanda di sottofondo, questa differenza di visione anche col sindaco sancisce definitivamente la separazione alla Corsa delle Comunali future? Allora, guardi, affronto un argomento alla volta. Allora, sì, io quando parlo di tre tematiche del futuro, di queste tre tematiche del futuro, sicuramente non sono state trattate. Non sono state trattate a sufficienza, almeno. Questo perché è anche una mia mancanza, non è una mancanza esclusivamente di chi fa parte della Giunta o di chi fa parte del Consiglio. Siamo tutti responsabili, dal mio punto di vista, poi, di queste tre mancanze. Spero che chi venga dopo di me sia più capace di me, questo devo dire la verità. E penso che è necessario affiancare all'ordinarietà della gestione della macchina amministrativa qualcosa di straordinario, perché il momento lo richiede, le difficoltà della situazione lo richiedono, e quindi
Quindi questi tre argomenti che possono essere implementati con almeno altri 10, 15, 20 argomenti, perché però siano centrali per la vita di un consiglio comunale. Do la risposta a quello che naturalmente è un po' l'argomento. Io ho comunicato al mio partito che non appoggerò mai Roberta Dardani, non sosterrò Roberta Dardani nelle prossime elezioni. Se Fratelli d'Italia mi darà la possibilità, guiderò con grande onore la lista di Fratelli d'Italia. Sì, a proposito di questa crisi politica, cioè la maggioranza del governo è molto più in crisi da mesi, forse da anni. Allora, la domanda è questa. Da 4 anni, 8 mesi, 9 mesi, quanti sono di mandato? Cioè non si è mai creato un amalgama politico come era nel sembrava che fosse nel 2019 quando è iniziata questa esperienza politica amministrativa. Allora, la domanda che ti faccio è: perché questa crisi non è stata mai portata dentro il Consiglio Comunale, non si è mai resa esplicita, per motivi numerici legati alla consistenza dei Fratelli d'Italia? E poi, diciamo, questa questione legata all'attribuzione del simbolo, che ha il suo peso non formale ma sostanziale nella futura competizione elettorale, quando è che verrà definita? Cioè, quando è che i vertici del partito decideranno la collocazione ufficiale del partito? Allora, affronto anche in questo caso una cosa alla volta. Allora, credo che le crisi politiche non siano collegate solo a Fratelli d'Italia, ma siano state collegate a una maggioranza più ampia. Chi legge la politica e chi legge i fatti della politica ha notato alcuni eventi specifici, mancanze di consiglieri nel momento in cui si vota il bilancio, uscite del capogruppo dalla lista civica del sindaco, dalla lista civica per confluire nel gruppo misto, insomma, passaggi da un partito all'altro di altri consiglieri, forse più dettati da altre questioni che poi un domani affronteremo magari in un'operazione verità che faremo insieme. Diciamo, ci sono tante questioni che hanno dimostrato che c'è stato sempre una tensione latente, perché i metodi sono stati particolarmente arroganti, c'è stata tanta presunzione e tanta mancanza di dialogo, ecco, io questo è un po' quello che ho percepito. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, come ho detto al suo collega prima, io sono a disposizione del mio partito, sono un dirigente politico di basso livello, perché sono un dirigente locale di un partito, ho il piacere di sedere nell'esecutivo nazionale dei giovani insieme agli altri 20 ragazzi in tutta Italia e di lavorare con l'onorevole Roscani. Per il resto il partito è di fronte a una decisione chiara, o da una parte o da altre parti, no? Farà le sue valutazioni da una parte, da un'altra. Io ho espresso la mia posizione, il coordinamento comunale ha espresso la sua posizione, il coordinatore comunale con me ha condiviso una posizione, l'unico sindaco di Fratelli d'Italia della provincia di Terni ha espresso la medesima posizione, e dopo sta al partito scegliere tra la sua classe dirigente e gli equilibri perugini. La differenza sta tutta qui: se viene prima l'interesse di un partito e di un territorio o viene prima, diciamo, la logica spartitoria, che è naturalmente la soluzione più debole possibile. Io volevo girare un pochettino il coltello nella piaga, se si può, tanto ormai, no? Recentemente c'è stata la conferenza di fine inizio anno del sindaco, della sindaca, che ha indicato l'attuale giunta, ha detto chiaramente: squadra che vince non si cambia. Quindi significa a questo punto che Fratelli d'Italia, anche in un eventuale appoggio nella prossima tornata elettorale, rimarrà fuori dalla giunta? È chiaro questo? Guardi, quando parlo di arroganza e presunzione è questo. Fratelli d'Italia e i suoi dirigenti sceglieranno di appoggiare il sindaco uscente, consapevoli che la giunta già è ben definita. Un partito che oggi ha dato elettoralmente
diciamo, a livello nazionale, non so se lo possiamo dire perché non conosco le tempistiche dei sondaggi, sì, cose, sì, ma sì, penso sì, che si possa dire, intorno al 30%, rinuncia a tutto pur di sostenere. Spero che almeno pensino di vincere. Questo è un po' perché chi fa politica la fa per amministrare, non per fare la minoranza. Poi si trova a fare la minoranza eventualmente. Quello è, rientra nel gioco della politica, non è che uno può sempre vincere. Un'altra domanda che volevo fare riguardava invece i numeri, ma non del Consiglio Comunale, se parliamo sempre della città. C'è stato da poco, è uscito un report di Cittadinanza, Territorio, Sviluppo, in cui si parla apertamente di declino demografico ed economico della città. Ovviamente c'è stata una levata di scudi da parte di chi amministra questa città, dicendo non è vero, non c'è un declino economico, eccetera, ma i numeri stanno lì a dire l'esatto contrario. Come li leggi, questo si evince. In questi 5 anni il Presidente del Consiglio Comunale come ha trovato la città, come l'ha vista trasformarsi? Allora, dire che la città si è trasformata negli ultimi 5 anni non è corretto. La città si sta trasformando da almeno 15 anni e il declino si vede dalla riduzione dei servizi, dalla riduzione dei presidi, basti pensare al tribunale, no? È stato annunciato il rientro del tribunale, io senza, diciamo, colpo ferire, ho telefonato immediatamente a Roma dove sapevo di poter avere un'indicazione corretta. Mi è stato detto che Orvieto non è mai stato inserito nelle graduatorie per, diciamo, la riapertura del tribunale. Quindi io rimasi un po' colpito da tanti articoli giornali, tante informazioni, ma oggettivamente nelle stanze del potere dove si decide nessuno era a conoscenza della questione. E Orvieto ha un declino come tutti i piccoli centri. Io nel mio lavoro mi occupo proprio di riportare i servizi nei piccoli centri e mi rendo conto quando per mie trasferte lavorative mi occupo di sopralluoghi di cantiere, ma nei centri vivi dei piccoli comuni, io mi rendo conto che nei comuni non c'è nessuno. Io arrivo in dei comuni che sono fantasma. Mette anche, devo dire, un po' ansia in alcune circostanze, perché arrivi in comuni di 4-5.000 abitanti, stai una mattinata con gli operai dentro un cantiere, ti rendi conto che non c'è nessuno. Quindi questo qui è un po' un andamento che è difficile invertire. Diciamo, Orvieto si difende ancora perché è una città sui generis, no? È una città di 20.000 abitanti, ma che potrebbe avere una potenza mediatica e anche di conoscibilità nel mondo paragonabile a una città di come Siena, forse un po' meno, non lo so, però insomma io invito a voi a fare una riflessione semplice: andiamo in giro per il mondo in viaggio, quando vedono scritto Orvieto ti rispondono Duomo. A me è successo più volte. Quindi la città non è una città, diciamo così, ordinaria, ecco, si vede da una serie di cose, anche di strutture, di enti, di fondazioni, di fabbricerie, insomma, la struttura è una città che ha un peso, no? E quindi è ancora più complesso trovare una soluzione, lo sarà ancora più nei prossimi anni. Devo dire che non credo che sia possibile incentrarsi esclusivamente su alcune tematiche. Orvieto ha più punti di forza, bisognerebbe svilupparli il più possibile tutti in più direzioni e anche valutare se poter integrare quelli che sono dei punti di debolezza. A Orvieto ha una classe imprenditoriale di imprenditori particolarmente capaci, perché questo è nelle persone, nelle attività, nella tipologia spesso anche delle imprese che sono da conduzione familiare a imprese, diciamo, di un notevole peso, dipendenti, fatturati, insomma. Però noi vediamo che, eccetto, diciamo, questa porzione, Orvieto fatica perché ha una zona industriale che, se non sbaglio, ha finito i lotti, diciamo, di insediamenti,
quindi ha necessità di opere di urbanizzazione, cioè c'è una complessità anche nella gestione che non è, come dico, ordinaria, è una complessità ingente che però ha delle ricadute sulla città. Viviamo in un momento di gravi crisi, io ho origini viterbesi, tutti lo sanno, la città di Viterbo che io conosco molto bene, conosco molto bene il sindaco, mi sono reso conto negli anni che una città fortemente imprenditoriale ha subito e ha accusato la crisi più di altre probabilmente, no? Quindi c'è una situazione che è complessa, non è che si risolve con un colpo di bacchetta magica, ma serve qualcuno che lavora a questo. Soddisfatti e rimborsati. No, io vi ringrazio, vi ripeto, per me è stato un piacere che voi siate venuti qui, e vi ringrazio per questi 5 anni perché sono stati 5 anni di grande correttezza da entrambe le parti, quindi questo è, a me fa piacere. E quindi vi auguro buon lavoro, buona campagna elettorale, perché voi sarete, diciamo, parte integrante della campagna elettorale, indirettamente naturalmente, però comunque il giornalista mette sempre la firma e mette la faccia in quello che scrive, quindi è sicuramente un elemento non particolarmente semplice. Quando si firma, mi rendo conto, c'è sempre una responsabilità e una serietà di quello che si dice e quello che si fa. Io vi ringrazio e vi auguro un buon fine settimana. E beh, grazie per la disponibilità di essere qui di sabato. Grazie.